Quando giocavo a rugby utilizzavo una tecnica in fase di allenamento che ha migliorato moltissimo la mia tecnica di gioco. Il problema è che vedo usare questa stessa tecnica in modo esasperato da tantissimi imprenditori e imprenditrici in tutta Italia. E la cosa peggiore è che non li aiuta a migliorare la loro tecnica aziendale, non li aiuta a raggiungere il successo, ma li porta soltanto a fallimento. Parliamone insieme. Ciao, sono Rebecca Guardianelli, il mastino del web, e forse non lo sai, ma fino a qualche anno fa giocavo a rugby. E una delle cose più utili che facevo in allenamento era correre all'indietro. Facevo dei piccoli tratti di campo e poi a un certo punto l'allenatore fischiava e dovevo girarmi e correre appunto all'indietro. E a rugby è utilissimo perché, non so se lo sai, ma la palla si deve passare all'indietro. Quindi correre in quella maniera è il modo sicuro per riuscire a mantenere l'equilibrio e poi, una volta afferrata la palla, correre velocissimi in avanti e segnare la meta. Il problema è che ci sono moltissimi imprenditori che fanno la stessa cosa. Hanno una visione davanti a loro, ma invece di andare verso quella direzione, continuano ad andare all'indietro. Trovano scuse, giustificazioni, cercano delle motivazioni per non andare in avanti. Ma a differenza del rugby, anche quando si trovano la palla in mano, anche quando hanno l'occasione per crescere e ottenere grandi risultati, non fanno lo scatto in avanti. E questa cosa mi fa infuriare, perché è pericolosissima per il futuro della tua impresa. Non è sbagliato andare all'indietro, perché può essere un modo utile per imparare qualcosa di buono. Per esempio, se impari da un tuo errore passato, puoi ottenere delle informazioni preziose per evitare di ripetere gli stessi errori in futuro. Osservare delle strategie che hai utilizzato in precedenza ti può aiutare a affilare le tue strategie per il futuro, e tutto questo è molto utile. Guardare indietro a un tuo errore o una mancanza in una particolare situazione ti può aiutare a capire qual è la mancanza, qual è l'elemento chiave che ti è mancato in quella situazione e che ora puoi acquisire all'interno della tua azienda. E tutto questo è ottimo, ma una volta che dal passato hai imparato qualcosa, avrai in mano l'elemento che ti può aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi, non puoi fermarti lì. Quello è il momento per scattare, andare in avanti e fare il punto. Ma questa è la cosa che frena la maggior parte degli imprenditori e le imprenditrici, che semplicemente continuano a correre all'indietro. Questa cosa non ha nessun senso, a meno che tu non sia un giocatore professionista di rugby. Se stai facendo così, stai condannando a morte la tua impresa. Quindi smetti di giocare come se fossi sul campo, afferra saldamente la palla e corri verso la meta. Pianta il tuo sguardo lì e anche nei momenti più difficili continua a puntarla fino ad arrivare a fare il punto, fino ad arrivare all'obiettivo che desideri. Lo so, non è semplice, non è facile. Tutti intorno a te ti invitano a guardare al passato, siamo un popolo che adora guardare ai bei tempi andati. Ma non è quello che devi fare se vuoi davvero essere un imprenditore o un'imprenditrice che raggiungerà il successo e che otterrà i risultati che desidera. E se non sai da dove partire, non preoccuparti, perché ci siamo nei sarti. Tutto quello che devi fare è andare su isartidelweb.it/tutor per prenotare una chiamata con un esperto o un'esperta di comunicazione che sarà a tua disposizione per aiutarti a costruire la strada verso il successo, la strada per ottenere grandi risultati, la strada per prendere il tuo obiettivo, afferrarlo saldamente e andare verso la meta. Per oggi è tutto, e ricorda, moltiplica il tuo valore e aumenta il tuo fatturato. Alla prossima con il mastino.